Il Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi è un festival, per mio giudizio, meraviglioso. Io sono un ospite di vecchia data, l'ho quasi inaugurato, se mi posso permettere di dirlo, perché sono venuta proprio nel primo anno, secondo, terzo, quarto e via dicendo, perché in realtà è un festival innovativo, perché arrivano dei film internazionali molto belli che magari a volte in Italia magari non abbiamo la possibilità di vederli nelle sale, ma in realtà qui c'è una scelta, un'attenzione, una cura per la qualità, a volte anche il tema sociale, spazia moltissimo. Quindi è interessante appunto perché c'è qui l'occasione di poter vedere dei film con autori e artisti che non, in realtà non abbiamo la possibilità di vederli, quindi è veramente un evento culturale a mio avviso molto importante. Per esempio nella mia valigia da Marzamemi io mi porto sicuramente, oltre i bellissimi film, i corti, degli incontri, ma anche, devo essere sincera, anche gli incontri umani, perché poi qui è un insieme di... perché qui la gente ormai sa dell'appuntamento, quindi viene a prescindere anche, a volte anche dal festival, perché ci si incontra, si sta insieme, veramente mette insieme la cultura e anche il rapporto umano, quindi il sentimento con la cultura, quindi secondo me è proprio un binomio perfetto, quindi mi porto gli incontri, qualche bel film e poi ovviamente non si può prescindere il posto, perché Marzamemi è una terra meravigliosa. Io ho girato L'Uomo delle Stelle, il mio primo film, poi altri film, quello di Nello Correale, sempre qui che era Oltremare, e quindi per me è terra di ricordi, è terra di quando ero ragazza, è terra di tutto, quindi insomma porto tre cose, quindi i film, la gente e il posto.